Oggi vi porto con me in un viaggio davvero incredibile perché la mia compagna di avventure sarà questa bellissima Ferrari Roma, un'auto che riporta su strada tutto il concetto di dolce vita che abbiamo vissuto negli anni 50 e 60 nel nostro bel paese. Lo fa con un design molto particolare, particolarmente rivoluzionario nella parte anteriore, molto classico sulla fiancata, ma soprattutto con una capote in tela che ritorna dopo ben 54 anni ed è davvero super tecnologica. Però prima di andare a scoprirla, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da rimanere sempre informati e aggiornati su ogni nostra nuova pubblicazione. Eh sì, proprio da 54 anni mancava una soluzione del genere, quantomeno sulle vetture a motore anteriore, esattamente come lei, perché qua sotto a farci emozionare c'è un'unità motore davvero importante, 3855 centimetri cubici, disposizione a V e soprattutto tantissima potenza, pensate 620 cavalli e una coppia che sfiora gli 800 e rotti Nm in modalità boost. Ma tutto questo è niente perché quest'auto vuole accompagnarvi dolcemente alla guida e ve lo fa intuire anche dalle sue forme, dalle sue proporzioni, dalla sua capacità di essere discreta nonostante tanta tecnologia e tanta voglia di essere moderna, come ci accorgiamo qua dalla parte anteriore. Guardate il gruppo ottico quanto è moderno, guardate questa forma molto affilata del muso di questa vettura, ma al contempo come nella parte bassa si cerchi di sviluppare una soluzione aerodinamica molto importante con queste linee scolpite dal vento, pur mantenendo un'aggressività da questi elementi in fibra di carbonio che però hanno delle forme molto molto dolci e non aggressive. Muovendoci sulla fiancata troviamo secondo me un ottimo bilanciamento di quelle che sono le proporzioni di quest'auto, perché alla fine nelle sue dimensioni, che sono tutto sommato importanti perché parliamo di 4,57 m di lunghezza per quasi 2 metri di larghezza, c'è una filosofia molto molto lineare. La vettura si vede che è bilanciata, si vede che ha un bilanciamento dei pesi abbastanza neutro, tutto il corpo vettura si va a spostare sul retrotreno perché qua dietro poi c'è spazio appunto per tutto il meccanismo e tutto il sistema di chiusura della capote. Anche la parte posteriore vede gli stessi dettami stilistici che abbiamo visto all'avantreno, quindi dei gruppi ottici molto moderni che vanno a svecchiare di tanto le linee e far capire che è un'auto molto moderna, che si fondono comunque con delle linee molto morbide che vanno a chiudere questa vettura in modo molto molto dolce e armonico. Nella parte posteriore poi anche i terminali di scarico che fanno vedere la loro forte presenza sono 4, sono ben esposti ma al contempo inglobati in questa mascherina sempre in fibra di carbonio che riesce ad accordare al meglio tutte le superfici e a non creare troppi stacchi cromatici. Però la parte più interessante qua dietro secondo me da vedere è questo elemento in fibra di carbonio che c'è qua in alto, perché se ci avviciniamo ci accorgiamo che lui non è una semplice copertura, non è una semplice parte differenziata della carrozzeria, bensì è uno spoiler completamente automatico, ha tre posizioni di ingaggio che vanno a creare il giusto balance tra deportanza aerodinamica e riduzione del drag a seconda delle velocità. Questo è un elemento attivo che la vettura gestisce durante la marcia per andare a dare più aderenza al retrotreno grazie alla creazione di downforce e soprattutto quando viaggiamo magari in autostrada, a rendere molto più efficiente la vettura che con queste forme si avvicina molto al concetto di streamliner, perché alla fine lei è un'auto da viaggio. Però vi faccio vedere gli interni, perché anche a bordo l'atmosfera è davvero particolare. Sia chiaro, si capisce immediatamente che è una gran signora Ferrari, capace anche di tanto dal punto di vista dinamico.
ce ne accorgiamo immediatamente guardando il volante, dalla sua complessità, dal manettino con tutte le posizioni di guida, anche quelle più dinamiche, o dei rivestimenti in pelle, fibra di carbonio e gli indicatori a LED per il cambio marcia, ma al contempo veniamo avvolti da un'impostazione davvero particolare. Pensate che in Ferrari danno tantissima importanza anche al ruolo del passeggero su quest'auto, infatti il concetto di copilota per loro è stata fonte di ispirazione per lo sviluppo del design. Infatti se guardate tutto il lato destro della vettura troverete una zona che è davvero molto simile a quella che sto vivendo io da conducente, da pilota, proprio per come è costruita intorno al passeggero e soprattutto anche per la possibilità di avere un piccolo quadro strumenti rigorosamente touch che ci dà la possibilità di visualizzare le prestazioni o gestire la parte infotelematica dell'audio. Ma tornando invece dal mio lato, io appunto vengo avvolto da questo ambiente che è capace sì di darmi un'impostazione puramente Ferrari, come solo negli ultimi decenni Ferrari è riuscita veramente a inquadrare bene nelle proprie vetture, ma al contempo farmi vivere in modo molto comodo la mia giornata, perché questi sedili che sembrano tanto tanto scomodi perché sono sottili, molto muscolosi, molto nervosi, in realtà riescono ad accomodarmi molto molto bene. Sono comodi, sono morbidi, appunto, giusto, se è chiaro, cerchiamo di contestualizzare il tutto, e mi danno anche la possibilità di stare tranquillo in inverno e in estate perché sono riscaldati, sono raffreddati, addirittura qua nello schienale, sul coppino, c'è un sistema che va a soffiare aria calda, così possiamo vivere questa vettura completamente aperta anche magari nei periodi più freddi. E ci sono anche delle soluzioni aerodinamiche davvero interessanti, perché adesso l'auto è aperta, sì, già di base tutta la zona interna dell'abitacolo viene schermata dai flussi aerodinamici, ma per mitigare le intercettazioni che può avere lo schienale dei due sedili posteriori, i tecnici Ferrari hanno sviluppato un sistema che si abilita schiacciando questo bottone e in pratica va ad alzare lo schienale dei sedili posteriori creando un vero e proprio scudo aerodinamico, perché qua i flussi d'aria vanno a interrompersi su questa superficie, evitano la creazione di vortici e evitano di portarmi un flusso d'aria, soprattutto fredda nei mesi più impegnativi, qua nella zona centrale, che può andare a disturbare la bolla che si crea all'interno dell'auto. Per il resto poi le altre dotazioni non voglio neanche star qui a spiegarvele, c'è un'unità abbastanza moderna che mi dà la possibilità di avere tutte le funzioni basi in termini di fruizione di contenuti audio, di navigazioni, di gestione della climatizzazione, che è molto importante su questa vettura, ma anche di avere un'interfaccia con il mio telefono, in questo caso con Apple CarPlay. E poi qua davanti a me ho un enorme quadro strumenti completamente digitale, ricurvo, di forma non regolare, che mi dà accesso in vista centrale al contagiri e poi lateralmente a delle visualizzazioni di informazioni di sistema che posso gestire come meglio credo. Molto molto moderno. E poi quando si impugna questo volante, beh, viene voglia soltanto di fare una cosa, guidarla. Però prima vi faccio vedere un po' la capote, che è davvero tecnologissima. Infatti qui lo vediamo in configurazione ripiegata e riposta qua sotto, perché la vettura ovviamente è configurata come Spider, ma questo mi serve per farvi vedere alcune soluzioni stilistiche davvero molto interessanti. Vedete qua ad esempio nella parte posteriore tutto il lunotto è collassato, tutto il lunotto non si vede più, ma a vista c'è questa parte in tessuto che è molto molto importante per far vedere appunto la tecnica e soprattutto la scelta di design di avere una capote in tela anche quando la vettura è completamente aperta, e che ci dà la possibilità di avere non solo queste sfumature rosse ma anche di andare ad accompagnare tutta la forma aerodinamica del poggiatesta posteriori. Però la parte interessante c'è quando apriamo, anzi chiudiamo questa vettura. Infatti salendo a bordo, grazie alla pressione di un tasto, io posso andare a richiudere tutto in appena 13,5 secondi con un movimento molto fluido che può essere azionato fino a 60 km/h, quindi con grande tranquillità anche mentre siamo in marcia. Tutto avviene veramente in modo molto silenzioso, molto veloce, e in questo modo l'auto, vedete, si richiudono anche i finestrini con i blade laterali, cambia totalmente anima. E questa configurazione mi serve per farvi vedere la magnificenza di questa copertura, una copertura che è davvero un prodigio tecnologico. Perché dico prodigio tecnologico? Perché questo in realtà è un tessuto tecnico molto particolare, non solo perché è costituito da vari strati ed è fortemente insonorizzato
per consentire il massimo comfort di guida, non solo perché va a incastonare un elemento in vetro nel tessuto, ma anche perché se lo guardate da vicino noterete alcune cose molto particolari. C'è un utilizzo misto di tessuti e di un tessuto tecnico particolare in colore rosso cangiante che dà delle sfumature simili a quelle delle tonalità della colore carrozzeria. Insomma, una soluzione davvero molto interessante che vista contro luce riesce a sembrare quasi tutt'uno con il corpo carrozzeria e far vivere quest'auto in modo molto discreto e soprattutto molto molto bello anche quando è completamente chiusa e non è una Spider. Però bello, sì, bello tutto, l'hanno disegnata bene, l'hanno fatta bene, andiamo a guidarla perché è al volante che si capisce davvero di che pasta è fatta questa Roma Spider. E quale miglior luogo se non un bel laghetto e queste stradine verso il centro? Insomma, secondo me si adattano molto molto bene alla filosofia di questa vettura, che però vorrei iniziare a definire partendo da un presupposto, ovvero l'ho guidata tanto e mi sono accorto immediatamente di quelle che sono le sue caratteristiche. Soprattutto io ho ancora un ricordo molto molto vivido, inciso, scolpito nella mia mente della 296 GTB. Credo che sia la Ferrari più fun to drive mai costruita. Davvero una macchina incredibile, fin troppo nevrotica per il suo pubblico, ma che riesce ad essere veramente devastante sotto il punto di vista della guidabilità, della dinamica di guida, di tutto quello che volete. Immaginando la Roma, non so perché, sbagliando, immaginavo di trovare qualcosa di simile, leggermente addolcito. Invece qua è un paradigma completamente diverso, perché è una vettura morbida, è morbida di sospensioni. Paradossalmente con quest'auto, se affronto dossi che con la mia macchina magari mi farebbero toccare il sottoscocca, qua invece non succede niente. È una vettura non impegnativa che ti permette veramente di essere utilizzata tutti i giorni, anche con discrezione, senza dare troppo nell'occhio. Chiaro, parliamo della Roma normale, la Roma Spider effettivamente si fa un po' tanto notare, soprattutto in questa tinta carrozzeria, ma si vuole far guidare veramente in modo tranquillo. Guardate anche adesso, sono addirittura in modalità sport e neanche in modalità comfort, la macchina sta viaggiando a 1000 giri, a 900 giri, in settima marcia 50 all'ora, anche chiedendole un po' di più non fa scatti improvvisi, rimane sempre molto pacata, non supera mai i 2000 giri minuto ed è una bella faccia, perché credo che sfruttare questa vettura in questo modo sia la vera cosa bella di quest'auto. La dolce vita la ritrovo nella sua dolcezza di guida. Anche lo sterzo non è per nulla nervoso, si sente che comunque l'auto è ben sostenuta, sia chiaro, non state comprando una Fiat Punto, ma la dolcezza incredibile dello sterzo, dell'acceleratore, del freno. I freni hanno una taratura molto molto morbida, non aggressiva come sulla 296, la rendono un'auto prevalentemente da viaggio. Poi, chiaro, abbiamo sotto il sedere qualcosa di incredibile dal punto di vista dinamico, perché abbiamo un motore V8 da 620 cavalli, abbiamo tantissima coppia. Pensate che nelle ultime marce, negli ultimi rapporti, ci sono addirittura più di 800 Nm di coppia pronti a scaricarsi sull'asfalto, e se io scalo qualche rapporto, andiamo in seconda e vado giù tutto di gas, viene fuori un'auto incredibile. E i numeri lo confermano: 0-100 coperto in poco più di 3 secondi, 1-0-200 che viene risolto in meno di 10 secondi, una velocità massima superiore ai 320 km/h, ed è Spider questa vettura, su una Roma che alla fine rispetto alla versione normale è solo di poco più pesante, 84 kg in più che servono per tutto il meccanismo del tettuccio, ma soprattutto per tutto il lavoro che è stato fatto sul telaio per andare a irrigidire la scocca e renderla simile, anzi del tutto uguale, a quella della Roma Coupé in termini di resistenza torsionale.
Dal punto di vista dinamico, perché ovviamente questa vettura è capace sì di accompagnarci in modo molto molto dolce durante le nostre passeggiate, ma dal punto di vista dinamico, quando vogliamo toglierci ben più di qualche sfizio, lei ci accompagna con delle caratteristiche uniche. Il cambio F1, pensate, 8 rapporti, è qualcosa di magnifico, è uno dei cambi più veloci che abbia mai provato sia in scalata ma soprattutto quando andiamo a innestare i rapporti. Quando siamo a gas aperto i rapporti vengono innestati con una violenza e una velocità che sembra quasi anticipare la richiesta del nostro paddle, e questo sterzo, no, che è molto molto dolce, in realtà quando andiamo a esagerare un po' l'angolo di sterzata e lo andiamo a impegnare in velocità ci rendiamo conto che comunque è molto veloce, fa rispondere il telaio come è giusto che sia su un'auto del genere. Ma la vera caratteristica incredibile di quest'auto è, secondo me, un risultato che gli ingegneri collaudatori sono riusciti a ottenere, ovvero la capacità di non far minimamente sentire la velocità. Il fattore di velocità su quest'auto è uno 0,5. Che cosa significa? Qualsiasi velocità a cui state andando dovete moltiplicarla per 0,5, perché non fa minimamente sentire la velocità che state percorrendo, anche in plein air, grazie a questo sistema che abbiamo visto prima, che evita appunto la creazione di vortici, e si viaggia nel comfort più totale senza rendersi veramente conto delle velocità che si raggiungono. Chiaro, siamo ben sostenuti dal motore, chiaro, il motore anche a 1000 giri riesce comunque a portarci molto molto avanti in termini di velocità, però è impressionante ogni tanto viaggiare sereni, non rendersi conto e all'improvviso guardare il tachimetro, ovviamente sempre a velocità codice, e renderci conto che in realtà siamo belli belli sostenuti. È incredibile poi come anche le sospensioni riescano ad essere perfette per la guida di tutti i giorni. Non è una supercar che vi costringe a guidare piano quando c'è qualche irregolarità, quando ci sono dossi. Potete guidarla davvero come auto di tutti i giorni. In più, se proprio affrontate un terreno veramente difficile, ma sarebbe difficile anche per una Fiat Punto, qua abbiamo la possibilità del manettino che, oltre a cambiare le varie modalità di guida che conosciamo, sono Comfort, Sport, poi abbiamo la possibilità di andare in race dove ci sono ancora dei controlli, ma la macchina diventa molto più ludica perché vi permette anche di giocare col retrotreno. Se schiacciamo questo manettino si accede a una modalità di cambio della gestione delle sospensioni e controllo elettronico per, ad esempio, andare in modalità fondo sconnesso. La modalità fondo sconnesso riesce a svincolare ancora meglio gli ammortizzatori e fa smorzare ancora meglio tutto per rendere l'auto ancora più comoda e giusta quando percorriamo delle strade un pochettino difficili, e in Italia questo può accadere. Insomma, una Roma Spider che è una bellissima auto da passeggio, più che un'auto da prestazione, è un'auto che va incredibilmente veloce, ma non vuole minimamente essere nervosa. Però direi di scendere, che tiriamo due conclusioni. Insomma, avete visto, è una Ferrari davvero tanto tanto speciale. La sua esperienza di guida è incentrata sulla facilità con cui si riesce ad accedere alle prestazioni di questo incredibile motore V8. Davvero qualcosa di molto particolare, che si allontana diametralmente da quello che può offrire una 296 GTB col suo fan to drive estremo, quasi nevrotico, e si rende dolce, pacata e soprattutto facile da guidare tutti i giorni. Davvero una Ferrari molto molto comoda, che ha, secondo me, una chiave di lettura bellissima in questa versione Spider, forse più della versione coupé, però questo me lo farete sapere voi nei commenti. Quello che vi voglio dire, giusto per darvi un riferimento, è il prezzo di partenza di quest'auto, che si fissa a 247.000 euro. Poi ovviamente sapete che tutte le Ferrari sono bene o male fatte su misura, e lì ovviamente tutti gli allestimenti e tutte le personalizzazioni vanno a incidere tanto sul prezzo. Ma non è il mio problema, perché per ora non posso comprarla. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa Roma Spider, se la preferite così o in carrozzeria coupé. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre su automobile.it. Ciao!